I problemi, a mio avviso, sono due, come avete giustamente evidenziato. Da una parte c'è da chiedersi perché la gente si trova nella condizione di doversi armare, perché tutti vorremmo un paese in cui non è necessario farsi giustizia da sé, ma la domanda è perché la politica costringe tante persone ad armarsi? Perché voglio ricordare che i governi Letta e Renzi hanno tagliato 4 miliardi di euro alle forze di polizia. Sulle famose slide ci avevano parlato di risparmi da fare con gli accorpamenti dei corpi, ce lo ricordiamo tutti quanti, di quello non si è fatto nulla. Quello che si è fatto è un blocco del turnover, per cui gli agenti di polizia oggi nel nostro paese hanno una media di età sopra i 50 anni, abbiamo il problema dei municipi, dei comuni che non possono assumere agenti di polizia locale per il patto di stabilità, e abbiamo i problemi che citava l'agente di polizia sindacalista sui tagli, sulla situazione delle questure chiuse, delle caserme chiuse, piuttosto che delle macchine che non funzionano e quant'altro. Quindi c'è questo problema, la politica che ha tagliato sulla sicurezza perché si è data altre priorità. Nell'anno passato abbiamo speso 3 miliardi e 300 milioni di euro per l'accoglienza e immigrazione. È una scelta politica, si può spendere in un modo o nell'altro. Questo governo evidentemente ha più a cuore il problema dell'immigrazione rispetto al problema della sicurezza.